Ma fosse malamente Mario Bertolini come marito. È un buon giovane, sappiamo come la pensa, si è cresciuto in casa nostra, assegnato, economico, faticatore, ma che altro vuoi? Che vuoi? Non lo voglio vedere. E perché non lo vuoi vedere? Perché non lo voglio vedere, sono affari miei, non lo voglio vedere. Né antipatico, non ci faccio sangue, non lo voglio vedere, in casa mia non mette radici. Toglietevelo dalla mente. In casa mia Bertolini non mette radici. Non lo voglio vedere. È troppo fortunato. Troppo. Ma allora tu sei invidioso, per carità, io ho sempre goduto del bene degli altri, figuriamoci, ma un bene regolare. Giusto. Che è fortuna. La fortuna di Bertolini fa schifo. Sì. La fortuna, una cosa diabolica, quella è una cosa di diavolo, quello parla col diavolo. Non lo voglio vedere, in casa mia quello fa paura. Fa paura. Traditore. Ma così, il libretto, tu capisci? Il libretto invalidità e vecchiaia, le marchette. Ma fate magari da. Certo. Un libretto. Quando mio padre lo fece venire a lavorare dentro un bancolotto nostro, quello moriva di fame. Fame nera. Magro, suo padre che scarpe rotte, tutto stracciato. La zia, Donna Erminia. Arrivo, Donna Erminia, a pregare come un santo la buon'anima di mio padre, qualunque cosa, quello è un buon ragazzo, affezionato, vedete, servizievole. E mio padre dice, ma io non ne ho bisogno. Nemmeno la beneficenza si può fare, nemmeno la beneficenza. Non ne ho bisogno, tengo tutto il personale a posto. Qualunque cosa, e che facci? Quali erano le mansioni di Bertolini? Vedete, proprio a fare i servizi, a spazzare. Comprava le collezioni poco personale, Marelli. All'orario della collezione. Metteva la segatura fuori quando pioveva. Quando pioveva? A Napoli non piove mai, quando mai piove a Napoli? Mai. Carità, un po' di segatura faceva i servizi. Certo. Così. Cominciò a giocare. E da allora non c'è sabato che non vinca l'ambo, il situato, il secondo estratto, Terno. È come pizzica. Come? Ogni sabato. Sì. Con la vincita del bancolotto mio, spegnerò tutti i pegni di sua zia, i quattro stracci, quattro oggettucci. È roba da poco, roba da niente, ma spegnerò tutto. Poi si fece le comodità, piano piano si è messo a posto, si è fatto tutte le comodità, vestiti, non ti dico, vestiti di tutti i generi. Le camicie di seta su misura. Quei polsini? Sì. E se facevi i camici senza polsini? No, di ricambio. Stato zitto, non favo cretino, si capisce. Le camicie su misura si fanno che i polsini di ricambio. Dico, ma come su misura? Sì. C'è bisogno di fare camicie su misura. Impermeabile, l'ombrello. Ma dico, tu devi fare l'impermeabile, ma come pure l'ombrello. Tutte le comodità, ma c'hanno la cameriera. Ma che dovevano vedere gli occhi miei? Così faccio. Mario Bertolini con la cameriera dell'Alta Italia. La cameriera dell'Alta Italia. Maria Rosaria. Due nomi. Che esagerazione. Sembra un nome. Due nomi. Insomma, Maria Rosaria. Ogni mattina scendo alle 11 precise, viene. Sì. Tanto è vero che io al negozio là, ma non ci vado più, al botteghino non vado più. Perché mi urto, non posso vedere, porta la collezione, porta due uova per Bertolini. Hai capito? Due uova per Bertolini. Ma quando ma gli altri impiegati, povera gente, si arrangiano con poche frittate, ecco, vanno frittate, vanno formaggi, questa roba così. No, lui due uova. Queste le hanno fatte le gallinelle, perché c'è il pollaio sopra il terrazzo con galline che fanno uova continuatamente,
è una continuazione. Sì. Chissà per un pacchetto. Un esibizionismo là dentro. Anche se c'è sta gente a giocare, se si apre questo pacchetto si fa aprire un bicchiere di marsala. Ciocchi. Mi dovete che io quando sento di lui, questa zucatura me la sento in testa proprio. Ma me la sento in testa. Sordina, quando si è esagerato. Sono esagerato. Wow. Fatemelo piacere. Sì.